Bentornati su Viola Elettrico. Oggi parliamo di un argomento molto molto serio che però è stato anche fonte di ispirazione per la commedia, soprattutto la commedia italiana con grandi film e grandi sceneggiature, cioè la gelosia e il tradimento. E argomenti immortali proprio perché seguono la scia dei sentimenti che sono comunque il motore dell'universo. Ci sono delle sentenze grottesche, a mio parere, sentenze grottesche che sostengono l'illecità della vendetta trasversale scaturita dalla cessazione dell'adulterio. Secondo la sentenza 28852 del 2009, la prima sezione ha condannato per molestie l'amante che aveva inviato SMS alla convivente del traditore per informarla della relazione, te puoi immaginare. L'ex amante aveva riportato anche le espressioni dell'uomo in termini sprezzanti nei confronti della compagna, quindi arrecando danno alla riservatezza e all'intimità personale delle persone offese. Allora, i tribunali non si occupano, non si sono mai occupati di sentimenti, adesso prendono il posto di Marta Flavi, che salutiamo. Ciao Marta, speriamo che tu stia bene. E cercano a tutti i costi di preservare l'affinità di coppia. Allora, se questa bellissima cosa fosse vera, saremmo tutti contenti, perché questo significherebbe che i tribunali si interessano anche dei sentimenti del singolo, cosa che invece non accade mai. E poi soprattutto, allora, dovrebbe essere reato, sempre mandando, fermo restando che qui vogliamo mandare il messaggio di continuare a farsi gli affari propri, chiaramente. È reato quindi anche vedere, cioè secondo questa sentenza, è reato anche vedere, rivelare che qualcuno ti sta rubando la macchina perché in quel momento tu ti puoi agitare troppo e quindi puoi andare nel panico e io ti sto offendendo i tuoi sentimenti, non è che ti sto impedendo, insomma, che qualcuno ti rubi la macchina che magari ancora sei in tempo, oppure ti sta rubando dentro casa, oppure avvisare qualcuno che il figlio si droga è reato, è certo, perché non si sa mai che te in quel momento i tuoi sentimenti possono essere feriti e invece di intervenire stai lì a crogiolarti i tuoi sentimenti feriti. Cioè, trovo queste sentenze veramente grottesche, anche perché ci dovrebbero essere anche sfilze di sentenze che, per esempio, vanno a considerare reato anche il modo in cui alcuni medici danno delle diagnosi infauste. Voi avete mai visto, mai vi siete confrontati con medici, glaciali che si preoccupano di tutto fuorché di dare sentenze di morte diciamo, in maniera assolutamente free, così, senza preoccuparsi assolutamente delle conseguenze appunto psichiche, cioè tutto questo interesse per i sentimenti umani. Se questo è l'apripista, diciamo, per un interesse appunto per un miglioramento di quella che è la sensibilità dei giudici, allora noi speriamo veramente che prossimamente vengano considerate reato anche tante altre brutte cose, tante altre brutte espressioni e tanti altri modi, diciamo, di offendere la dignità e la sensibilità delle persone. Ciao da Viola Elettrico.